Allora, eccoci qua nuovamente per un nuovo video, questa volta che un po' fuori dal normale, che fugge da tutto ciò. Vi parlerò di James Pallotta. Ma prima di tutto, ricordatevi, iscrivetevi, condividete e mettete il like. Dunque, andiamo al signor James, colui che esattamente gli ultimi 8 anni ha presieduto l'Associazione Sportiva Roma. Un piccolo dato cronologico: la Roma da Rosella Sensi passa a essere per dovuto credito a UniCredit, la famosa banca europea, e da UniCredit, non si sa per quale motivo, arrivano a un gruppo di 4 americani capeggiati dal Sorbe Di Benedetto, che ne diventa presidente per il 60%, il 40% rimane alla UniCredit. Questo accade in agosto 2011 e praticamente un anno dopo il signor James Pallotta mi diventa il titolare assoluto della Associazione Sportiva Roma, e da qui cominciano le problematiche, i drammi. E vi chiedo la gentilezza, se ci sono anche dei bambini vicino, o tappate le orecchie o li fate uscire, perché credo che le parolacce, le invettive, le ingiurie si sprecheranno. James Pallotta ha esordito dicendo che porterà la Roma a essere una delle regine di Europa. Ma io dico, ma li mortacci de Pippo, ma quando cazzo, ma adadu, ma perché? Perché di le fregnacce? Io sono vecchie maniere, 56 anni, torsadore, tifoso, vecchie maniere, Cux 77, non rinnego niente del passato, anzi, ne sono orgoglioso di quello che ha rappresentato per me e rappresenta per me l'Associazione Sportiva Roma. Qui c'ho i simboli, mio caro James. Cose di cui parliamo adesso. Un elenco statistico. Il James Pallotta mi ha portato 0 titoli, mi ha portato un allontanamento sistematico dei giocatori migliori che la Roma, per un miracolo o per bravura dei direttori sportivi, ha ottenuto in questi anni. Ogni anno comprava uno buono, rimaneva un anno, l'anno seguente si vendeva. Ha cominciato tutto ciò con Marquinhos, il brasiliano di 19 anni, per finire a gli ultimi, no? Io mi permetto di dirne solo due: Rajan Angolan e il signor Alisson, il miglior portiere del mondo. Nel mezzo di tutto ciò abbiamo avuto solo disastri, disastri e disastri. La Roma arrivava seconda, sì, ma la Roma c'è sempre arrivata seconda. La Roma è la squadra italiana con più secondi posti nell'albo d'oro del campionato italiano. Perciò andate a documentare prima di parlare cazzo. Pallotta si è circondato dei suoi fili scudieri, che sono il signor Franco Baldini, testa grigia all'ombra, e l'avvocatuccio a Roma, il signor Baldissoni. Nessuno di loro ha mai cercato di cambiare registro, anzi, credo che su consigli loro tante cose negative le abbiamo dovute sopportare. Io non sono un fucking idiot, e anche se lo fossi, vaffanculo tu, Pallotta. Io sono tifoso dell'Associazione Sportiva Roma, e l'azienda, come il signor Fienga, quello attuale, l'ha definita, non è un'azienda, li mortacci vostra, è un'associazione sportiva. Torniamo a esserlo, perché se tutto ciò voi lo avete denigrato, lo avete tolto a lungo degli anni con il cambio della data dell'Associazione Sportiva Roma, il cambio del simbolo. Perché marketing qua, marketing là. Oh, ma sei americano, ma che cazzo d'americano sei? Il nome Roma è conosciuto da 2700 e passa anni. Ma che cazzo dici? Ma la vuoi studiare storia o non la vuoi studiare? Ma sicuramente ne hai studiata, visto che vieni da là. Però mi sorprendono gli altri due, capito? Che sono italiani e quindi dovrebbero sapere. La cosa peggiore che tu hai fatto è stata negli ultimi 2 anni smontare quella
squadra che era arrivata per un miracolo o per merito suo dell'allenatore a una semifinale di Champions League, secondo maggior risultato più alto che la Roma ha raggiunto dopo una finale. Quindi non sei neanche quello, tu neanche a quello sei arrivato. L'unica cosa che mi hai portato è un bonsai. Lo sai dove devi mettere bonsai? Beh, per educazione non te lo dico, ma mi avete capito. Concludendo, tu mi hai tolto la cosa a cui il romanista da sempre è attaccato e è una cosa sola: il romanismo, l'attaccamento ai colori e l'appartenenza, li mortacci tu ando te trovi. Questa è una cosa che mai perdonerò a te. Hai distrutto in 8 anni, ne hai distrutti 93 di storia bellissima che l'Associazione Sportiva Roma ha da sempre, dalla sua nascita di Campo d'Estaccio. Quindi, rimortacci tu un'altra volta. Tu sei stato un buffone, un cazzaro, aiutato da quell'altri. Il finalino è i due simboli massimi che noi abbiamo, di maniera differente ma allo stesso tempo uguale, me li hai fatti mandare via e terminare la carriera. Francesco Totti e Daniele De Rossi. Questo è la maggiore macchia o il maggiore trionfo, dipende da come lo vedete, che tu hai. Perché i follower, che tu insisti con questa cosa, i follower te li puoi mettere in quel posto là dietro. Con i follower non ci vinco un emerito cazzo. Ok? Non so se mi ha capito, ma avete capito. Scusate le parole, ma veramente l'ho dovuto fare 3 volte questo video perché non gliela faccio più. Un abbraccio a tutti. Domani finalmente si apre la nuova era e spero che Dan. Vedi, me lo ricordo, la letterina che ha mandato al Corriere dello Sport. A letterina, tu vuoi aiutare Dan? No, lascio perdere, non ti ci mette bocca. Dan, se è intelligente, come credo e spero, visto che sta anche nella lista di Forbes, cosa che tu manco, cioè, manco sai è, spero che Dan con il figlio si circondino di persone che gli presentino e gli raccontino la storia dell'Associazione Sportiva Roma. Io vi ringrazio ancora una volta e vi ricordo di iscrivervi, mettere il like e condividere. E se vi va, commentate, perché so che ce ne sta di gente che ancora trova delle cose positive in questo emerito cazzone. Un abbraccio a tutti, forza Roma e pallotta fora!